È in corso in queste settimane a Venezia un progetto culturale di grandissima portata che, una volta concluso, permetterà di ammirare tesori di inestimabile valore dalla poltrona di casa. Fotografare e riprendere con tecnologia 3D circa 400 opere storiche e artistiche per arrivare a formare un museo virtuale talmente ampio e completo da essere il primo in Italia per dimensioni. È quello che si sta realizzando con il progetto Meraviglie di Venezia, tesori sacri e profani nell'area di San Marco. A promuovere, sostenere e finanziare l'iniziativa con quasi 200.000 euro è la Regione Veneto. Perché la Regione Veneto crede molto all'utilizzo delle nuove tecnologie ICT applicate al settore dei beni culturali. Da un lato per rendere accessibile e visibile al mondo il nostro straordinario patrimonio con una funzione di tutela e valorizzazione, dall'altro perché questo è un tema che può creare occupazione e in particolare nel mondo dei giovani. Le riprese fotografiche ad opera di un'azienda toscana di Prato sono già cominciate e si calcola che i primi risultati di un lavoro reso ancora più lungo e delicato dalla specificità di Venezia si dovrebbero vedere già entro fine anno. I tour virtuali che si andranno via via a comporre riguarderanno il tesoro della Basilica di San Marco, lo statuario pubblico della Serenissima, la tribuna di Cagrimani a Santa Maria Formosa e lo spazio tra l'area Marciana e Piazza San Marco. In modo che a tutti possa essere consentito l'accesso allo studio, all'osservazione di questi oggetti che sono tutti uno per uno straordinari.